per tutto l'arte. Micidiale dell'attuale cultura e di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Siete tutti morti. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più spezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Ieri credevo che mi avessero fatto un piacere darmi un lavoro, da oggi pensa a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa, e loro mi fanno andare a lavorare 5 volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò anche se un giorno la porta sarà aperta lui non vorrà uscire. Mi lo sento pensare con una coscienza perfetta, questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. I profitti sono aumentati almeno 100 volte e allora il lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, il lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di cui stiamo di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate con quello che le sorveglia a fare l'amore 8 ore al giorno, sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è esattamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'è un mitra la nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico meglio leccare il pavimento o morire, meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e deve essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso. Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione. Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo, lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli aveva detto sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, muori di te a dire che sei affrontata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani che non è affar mio, signore? Allora guarda, intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero. Così tutto torna nell'ordine delle cose. Hai capito?
signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti. Siete tutti morti.